I bambini non volano. È stupido pensare a questa considerazione mentre la punta delle tue scarpe sporge dal cornicione sul quale sei salita. Sono blu. Le scarpe, intendo. Sono un regalo di compleanno di mia zia. Non le ho mai amate troppo. Ho sempre pensato che fossero scarpe buone per imbecchiarci dentro o per portare a spasso due piedi già vecchi. Le ho tirate fuori dalla scatola solo 5 mesi fa. Non ricordo neanche più bene il motivo. O forse sì. Mi pare sia stata in occasione di una passeggiata, la prima uscita con la carrozzina dopo essere tornata a casa dall'ospedale. Mi sembra di aver pensato che fossero comode e che le mie gambe ancora doloranti ne avrebbero provato giovamento. Sono blu le scarpe che sporgono dal cornicione. Le gambe non mi fanno più male. Il dolore si è spostato lentamente, giorno dopo giorno. È risalito come fanno certi pesci con la corrente. Adesso è tutto concentrato nella mia testa. Mi tiene sveglia la notte, mi addormenta di giorno e ha reso il mondo un luogo orribile e opprimente. Non è un dolore come quello delle gambe, che lo risolvi con un paio di scarpe blu che tua zia ti regala per un compleanno. È diverso, è più profondo, non passa con le pillole nemmeno con gli abbracci di tuo marito. Questa mattina ho pensato che forse potevo farlo passare così, con un salto. L'idea è semplice, forse stupida, ma potrebbe essere la soluzione. I bambini non volano. Me lo ripeto da qualche minuto, ma non riesco a capire il motivo. È strano perché all'improvviso potrei dire tutto delle mie scarpe blu che sporgono dal cornicione, ma non sono capace di mettere a fuoco quest'altro pensiero. Chips Ahoy. Ricordo anche il marchio sulla scatola di metallo, quella in cui avevo riposto le scarpe e che avevo lasciato su uno scaffale in cantina. I biscotti Chips Ahoy me li aveva portati la mia amica Alma di ritorno dal viaggio di nozze in Florida. Li aveva presi lì, per me. Diceva che i dolcetti non erano un granché, ma la scatola era bella. E in effetti lo era. E i dolcetti non erano un granché. Solo che poi con Alma ho litigato. Non ci parliamo più. E mettere la sua scatola in cantina mi è sembrato un buon modo per fargliela pagare. È una scatola tutta dorata, con decorazioni vintage in stile vittoriano. Non si addice molto a dei biscotti al cocco con la granella al cioccolato, ma ha un suo fascino, quello del passato, della storia, quello dei momenti felici. I bambini non volano. Me lo ripeto anche adesso mentre compio il primo passo verso la salvezza. Il mondo mi manca sotto le gambe rilassate, il mio corpo si svuota del suo peso mentre cade. Sono felice, ma continuo a ripetermi che i bambini non volano. Precipito verso me stessa, anche se so che alla fine troverò solo un marciapiede pieno di gente. Chiudo gli occhi. Voglio pensare ancora un po' alla scatola di latta di Chips Ahoy, al passato, a quanto stavo bene, a prima che arrivasse lei. D'improvviso capisco. I bambini non volano. Sento premere la sua testolina calda contro il mio petto. Lei, il suo ricordo diventa chiaro come quello delle scarpe blu. Rammento l'origine del dolore, ogni istante, la gioia che si è trasformata in angoscia, l'amore che è scivolato nel risentimento. Ricordo il momento esatto in cui ho deciso che non volevo più essere madre. È stato questa mattina, circa 2 ore fa. Ero seduta in cucina e fissavo la scatola di biscotti sul tavolo mentre piangevo. Lei anche piangeva. Credo sia stato tutto quel dolore che ci ha divise. I bambini non volano. Le madri nemmeno.